partecipanti. Ripeto, è uno sforzo notevole. Quei consiglieri che ci hanno messo il cerino in mano, che sono nostri amici, che ogni tanto ve lo diciamo, ci avete messo in condizione di fare questo, e adesso dobbiamo cercare di portarla avanti. E onestamente, diciamo, visto che la gestione amministrativa, ecco, Mario partecipa per la collaborazione tecnica, soprattutto è importantissima, però c'è anche la parte Certo, amministrativa, e certo. non essendoci quei contributi che prima c'erano, adesso diventa difficoltoso, perché non ci sono più le sponsorizzazioni di una volta, e adesso anche chi ci sponsorizzava, cioè abbiamo delle concessionarie automobilistiche, non possiamo fare i nomi, che prima ci sponsorizzavano, adesso non vendono le macchine, non ci sponsorizzano Indubbiamente. più, oppure danno una cosa limitata. Ci sono delle agenzie immobiliari che prima partecipavano, adesso non riescono a vendere casa. Se non riesco a vendere casa, che faccio? Ti Ovviamente. aiuto a te, c'è bisogno di aiutare me, insomma, ti cominciano a dire così. Allora abbiamo queste difficoltà, e ci auguriamo che, visto che Roma Capitale, il comune di Roma, che adesso chiamato Roma Capitale, adesso da questa giunta, da questa ultima consigliatura, ha fatto anche l'assessore allo sport, niente di meno che un luminare dello sport, l'avvocato Luca Pancalli. Speriamo che confluiscano un po' di Di finanziamenti risorse per poter per poi magari aiutare noi piccoli, perché ci sono quelli che organizzano la Maratona di Roma, la Roma Ostia, quelle sono competizioni importantissime, dove c'è la ripresa televisiva diretta, quindi loro la sponsorizzazione la rimediano facile, ecco, diciamo, anche indubbiamente, indubbiamente. loro stanno attraversando un momento di crisi, però mentre invece noi, che non abbiamo questa forma di immagine, cioè l'immagine, non possiamo dare un'immagine diretta agli Sì. sponsor, è difficile reperirli, e ci auguriamo che si vengano riaperti quei rubinetti che prima Che c'erano, esatto, che aiutavano lo alimentavano lo sport sport. della Cioè, quello che Lega. serve non è tanto arricchirci, è che No, almeno di andare organizzare, Di organizzare, andarci avere alla eventi, possibilità di certo. organizzare senza rimetterci di tasca Indubbiamente. propria, no? Ecco, è quello che è importante, perché le ultime due edizioni che abbiamo, nonostante abbiamo superato i 1.000 concorrenti, siamo andati in passivo. Sembra stupido dirlo, non lo vorrei dire, perché sennò sembra che fai. Piangi? No, non mi Certo. piace piangere, però abbiamo attinto dalle risorse che avevamo messo accantonato dalle Dalle precedenti precedenti edizioni. edizioni. Adesso però purtroppo stanno via via. Diminuendo. Sì, Cioè, sono definite, non è sì, che Pino, sono proprio senti, finite. questo fatto della crisi che tu dicevi, ha colpito il vostro mondo e ha costretto in giro per la città, organizzatori, associazioni dilettantistiche a tagliare, eliminare delle Esatto, proprio, ecco, manifestazioni. guarda, hai colto proprio nel segno, perché L'11 maggio. domenica prossima, esatto, quella dell'11 Sì, maggio, era avrebbe prevista dovuto. una competizione che, non so a che edizione, sicuramente Sicuramente sopra i 10 sopra edizioni. le 10 edizioni, che si svolgeva a Tor Vergata. Sì. È una manifestazione alla quale partecipavano oltre 1.000 atleti. Quindi è una È importante manifestazione. era una delle più importanti, come è diventata importante, auguriamo, Certo, il Collatino. Quella è certo. una delle più importanti, sicuramente faceva più Sì, partecipati di sì, sì. noi. Sono Veniva premiata 1.400, molto, molto 1.500. più di quello che possiamo fare noi. Probabilmente, Sì. non so se questo è il motivo, probabilmente non hanno più avuto le risorse che avevano precedentemente. Quindi dei finanziamenti pubblici, Esatto, sostanzialmente, non vuoi hanno più dire? avuto. Cambiando la giunta amministrativa. Probabilmente, non possiamo dire No, questo perché non abbiamo certo, ci prove, mancherebbe. però questa manifestazione 2 settimane fa è Stata stata annullata. annullata. È una manifestazione importante, e come questa ce ne sono anche altre. Per esempio, posso dire, uno dei grandi organizzatori di eventi, come la Roma Road Run, che organizzava molti eventi, Quella è una cosa abbastanza ha grande. dovuto tagliare. E noi ci auguriamo, infatti io l'ho detto proprio alla fine, quando c'erano le premiazioni Sì, della sì, sì. gara, alla presenza del presidente Gianmarco Palmieri, ho detto: non lo so se l'anno prossimo
riusciremo a riorganizzare la Corriamo al Collatino, perché i costi sono tanti, lo ripeto, ci sono dei costi fissi indifferibili, spese il servizio sanitario, i bagni chimici, la FIDAL, la DDS, il cronometraggio, perché ecco, sul cronometraggio, cronometraggio vorrei dire proprio una cosa, sì. Allora, noi prima andavamo a fare, perché io parlo anche come atleta, perché atleta amatore chiaramente, certo. Noi prima andavamo a fare le gare e non c'era il rilevamento elettronico del cronometraggio e ci accontentavamo di quello che veniva fuori, che poi andavamo sul sito di Mario Moretti e mettevano il tempo che era approssimativo. Adesso siamo diventati tutti esigenti. Adesso vogliamo andare a vedere quanto ci abbiamo messo, quasi al centesimo di secondo. Ecco, sembra assurdo, ma la gara di Villa Cordiani che organizzeremo, sì, il 18 di giugno, noi lì non faremo il cronometraggio elettronico, perché altrimenti dovremmo far pagare una tassa di iscrizione notevole. Noi faremo pagare soltanto 5 euro che, solo, che ci rientreremo giusto per pagare l'ambulanza e qualche premio. Ebbene, c'è Mario che sta qui, che proprio a lui che poi mette le classifiche, sì, non facendo il cronometraggio elettronico. Mario, che succede il giorno dopo? Succede che se qualcuno gli ha messo un secondo in più ti manda le mail. Al mio cronometro risultano. È successo un maratoneta, sì, che gli avevo messo, avevamo impiegato 4 ore e poi hanno corretto il tempo di un secondo di meno, perché c'è stato sempre l'aggiustamento, certo. Una volta io avevo preso la classifica quando è stata pubblicata, dice, ma perché mi ha messo quel tempo se ci ho messo un secondo di meno? 4 ore ci ha messo. Questo vuol dire, certo. Però, questo vuol dire, però, che per organizzare una gara come Corriamo al Collatino, per avere il prestigio che abbiamo raggiunto adesso, il cronometraggio elettronico è diventato una cosa indispensabile. Quindi quello è un costo, perché solo il cronometraggio viene a costare circa 1,50 euro per ogni atleta, sì, perché sono, vabbè, adesso non vorrei dire di tutti gli importi. Poi dobbiamo pure aggiungerci l'iscrizione, perché quest'anno l'iscrizione l'abbiamo fatta con due, diciamo, del direttivo, però l'anno prossimo non si possono impegnare a fare 3 nottate. Allora dobbiamo affidarlo sicuramente alla società che organizza il cronometraggio, certo. Quindi soltanto per il cronometraggio e l'iscrizione ogni atleta ci costa 2,50 euro, come ho detto proprio più all'inizio, IVA. più l'IVA. Indubbiamente. Allora io direi di andare alla conclusione della puntata di oggi, perché è stata appunto la prima puntata. Io avevo una marea di domande da fare sia a Mario che a Pino, però poi se le faccio adesso non le facciamo più. Successivo. Diciamo che la prossima puntata vorremmo eventualmente contattare, perché siccome a Roma c'è una grande manifestazione, sì, che più che altro è di solidarietà, il giorno 18 maggio c'è la gara per il tumore al seno, okay? Quindi i fondi che verranno raccolti, sì, andranno a sostegno della ricerca di questa associazione che è la Comen. Quindi la prossima settimana vedremo se riusciamo a organizzare magari un appuntamento telefonico con gli organizzatori, che ci spiegano l'importanza della prevenzione per le donne e la prevenzione del tumore al seno. Prossimamente cercheremo in settimana di contattare qualcuno. Perfetto. Per poter avere il suo contributo. Allora io vi ringrazio di aver partecipato, poi insomma voglio dire, come abbiamo scritto sul sito, curiamo i curatori di questa trasmissione, siete appunto voi, Pino D'Egidio e Mario Moretti, ricordiamo l'Atletica Collatina, ricordiamo il sito www.atleticacollatina.it e poi il sito di Mario, mariomoretti.it. Dove potete dare tutti quanti i dati che volete, tutti i calendari. Allora vediamo se ci rendiamo appuntamento la settimana prossima, se per il mercoledì probabilmente cambieremo orario 12-13. Ricordo che su Radio Roma Futura potete risentire la trasmissione nella rubrica del podismo, c'è proprio una, appunto, oltre che le puntate, anche proprio lo show, il programma che si chiama appunto la rubrica del podismo. Io però chiudendo con i nostri ascoltatori e salutando sia Mario Moretti, che ringraziamo,
di nulla. E Pino D'Egidio, è stato un piacere. Voi, piacere. E vi ricordo che stiamo sempre andando avanti con Radio Roma Futura, dopo la box popolare, adesso la rubrica del podismo, per noi è un grande orgoglio, perché siamo amatori dello sport e non siamo solo calciofili. Quindi questa, e speriamo che nel futuro prossimo avremo anche altri sportivi che verranno qui a parlare di tanti altri sport, che non è ovviamente la palla tonda che corre sul campo verde. Un saluto a tutti da Maxi Morgante, ci sentiamo ovviamente noi più tardi per il palinsesto che comincerà alle 16 con la scuola Siamo Noi, l'intervista a Giuseppe Spadaro, che è un giovane che sta all'interno dell'associazionismo studentesco. Arrivederci e buona giornata a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Correre a fare un passo e poi un altro, e un po' alla volta prendere coraggio, e non aspettarti il tappeto rosso, ma molte buche e qualche bel sasso, e arriveranno da ogni dove, perché chi va piano mal sopporta chi fa meno delle cinture. E certo, potranno anche farci del male e riempirci di botte, ma per noi che andiamo forte, lo sfregio è arrivare alla fine sani, mica la morte. Correre è la voglia che devi avere di stare in piedi, sempre e comunque, che seduti si sta solo al cesso. E lo so che stai bene lì, signorino, comodo e al caldo. Ma alza il culo, perché il mondo va preso di petto, e con lo sguardo fisso e fiero guarderemo sempre avanti. Perché a noi nessuno, fidati, potrà mai fermarci. Perché di schivare gli ostacoli non abbiamo nessuna voglia. Li abbattiamo tutti in tre e un giorno questa sarà storia. Ma solo per voi che avete bisogno di una memoria, non per chi è come me e per la gente che sogna. Perché di ricordarmi chi ero ieri, no, non mi importa. Di sapere chi sono oggi, è una bella domanda. E domani, a domani ci penserò un'altra volta. Per ora ti dico che non voglio né mete né destinazioni. Non è importante sapere quando il viaggio è iniziato, ma sperare solo che non debba mai finire. E a te che ancora non ti fidi, dico che forse, non lo sai, ma sei attaccato a dei fili. E l'unico modo per poterti staccare è fare un bel salto, per scoprire così che sapevi già volare. Hai imparato a farlo metro dopo metro, anno dopo anno, e col cielo a un palmo di naso te ne sei finalmente reso conto che è di correre, che è di correre che hai bisogno. Davvero, vivrai come non l'hai mai fatto.